SIC, società italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Un'articolata operazione condotta dalla polizia di Ravenna ha permesso di portare alla luce un vasto giro di droga. Eseguite 20 misure cautelari, sequestrati 5 kg di cocaina e 175.000 euro. Le indagini sono partite nel 2019 con l'arresto di una persona residente nel Faentino. Giulio Lolli, ex patron della Rimini Yacht, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Roma a 9 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe favorito l'introduzione di armi da guerra in Libia. Nonostante il calo della curva dei contagi stia ridando respiro agli operatori turistici, il conflitto in Ucraina potrebbe creare delle grandi incertezze, soprattutto per quanto riguarda il turismo russo. Sono queste le preoccupazioni espresse dall'assessore regionale a turismo Andrea Corsini. Centinaia di persone hanno manifestato in Piazza del Popolo a Ravenna per dire no alla guerra. Presenti tantissime associazioni, sindacati, gruppi e molti rappresentanti della comunità ucraina. Il sindacato dei balneari ha organizzato una grande manifestazione che si terrà a Roma per protestare contro la riassegnazione delle spiagge che avverrà a partire dal 2024. Al centro della protesta il mancato riconoscimento da parte del governo del valore aziendale. Basket, Ravenna resta al terzo posto in A2 dopo il successo su Fabriano. Coach, lo tesoriere, rende però onore agli avversari. Sono molto contento della prestazione, ma va dato atto a Fabriano che sono venuti qui senza 3 giocatori. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Francesca Leoni. Una buona serata a tutti e benvenuti al TG di Teleromagna. Partiamo subito con il primo servizio. Sono 20 le persone fermate in seguito a una vasta operazione della polizia di Ravenna che ha portato a sequestro di numerosi chili di hashish e cocaina. Vediamo. 175.000 euro sequestrati, 5 kg di cocaina rinvenuti e 20 persone oggetto di diverse misure cautelari. Sono i numeri dell'operazione antidroga condotta dalla polizia di Ravenna illustrata in conferenza stampa. Le indagini erano partite già nel 2019 con l'arresto di una persona residente a Faenza trovata in possesso di 110 grammi di cocaina. Da lì gli investigatori erano partiti per portare alla luce la fitta rete di spaccio e distribuzione che coinvolgeva tutto il territorio. I successivi sviluppi dell'indagine hanno infatti portato a ulteriori 3 arresti nei mesi di marzo, maggio e giugno 2020, quando in distinte operazioni sono stati individuati prima un cittadino italiano in possesso di oltre 800 grammi di cocaina, poi uno straniero che trasportava sulla sua auto una confezione di circa 1 chilo della stessa sostanza. Poco dopo, in un'articolata operazione, è stata perquisita l'abitazione di un custode, trovando una consistente partita di droga pari a circa 3 kg di cocaina. L'ultimo capitolo della vicenda è andato in scena all'alba di martedì con l'esecuzione di 20 misure cautelari. Durante l'attività di perquisizione sono stati sequestrati 1,5 kg di cocaina e oltre 10 kg di hashish. Un'operazione che parte da lontano, già nelle fasi operative tra il 2019 e il 2020 ci aveva consentito di sequestrare oltre 5 kg di cocaina e ben 175.000 euro in contanti, ritenuto il provento dell'attività dello spaccio.
4 le persone finite in carcere, 12 gli arresti domiciliari e altre 4 sottoposte all'obbligo di dimora nella provincia. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l'ex patron della Rimini Yacht Giulio Lolli, estradato dalla Libia nel 2019. Vediamo. I giudici della Corte d'Assise di Roma hanno accolto l'impianto accusatorio dei PM secondo cui l'ex patron della Rimini Yacht Giulio Lolli aveva un ruolo direttivo in un'organizzazione terroristica di matrice islamica in cui militava in Libia. La condanna inflittagli è di 9 anni di carcere. Lolli era detenuto dal dicembre del 2017 in un carcere di Tripoli con l'accusa di terrorismo per la collaborazione fornita al gruppo armato denominato Shura di Bengasi, oltre che di detenzione illegale di una pistola. Per l'accusa, l'imprenditore italiano avrebbe favorito l'organizzazione terroristica introducendo in Libia armi da guerra destinate al rifornimento di unità combattenti della prima linea d'assalto. Sono stati i PM riminesi i primi a cercare di rintracciare Lolli, fuggito in Libia attraverso il Mediterraneo, all'interno dell'indagine sulle truffe e il fallimento della Rimini Yacht. L'ex armatore è coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria a Rimini per l'accusa di associazione a delinquere. Nell'ottobre scorso i giudici di secondo grado di Bologna hanno confermato per lui la condanna a 4 anni e 6 mesi. Reclusione alla pena inflitta nel pomeriggio dal collegio penale del Tribunale di Ravenna a un 29enne accusato di aver abusato nell'agosto del 2016 della nipotina acquisita di 11 anni affidata a lui e alla moglie. In un primo momento la stessa procura aveva chiesto l'archiviazione del caso non ritenendo che le parole della bambina fossero sufficientemente credibili alla luce di una ravvisata contraddittorietà. In seguito all'opposizione proposta dalla parte civile, la Procura Generale aveva avocato il fascicolo, poi finito in udienza a differente PM. La bimba era intanto stata ascoltata in incidente probatorio in un contesto protetto. I fatti sarebbero accaduti durante una visita della piccola allo zio, il quale, secondo l'accusa, avrebbe abusato di lei. La denuncia era stata fatta ai primi dell'anno successivo, quando la bimba si era confidata in lacrime con il patrigno alla luce di una chat con coetanei nella quale aveva raccontato l'accaduto. La difesa, avvocato dell'avvocato Giuseppe Rocchia Fiorita, ha sempre negato l'episodio, insistendo sulla non credibilità della versione della minore. Appennino e piste da sci prese d'assalto nel weekend, prenotazioni nelle città fino a primavera. Il turismo in Emilia-Romagna sta rialzando la testa dopo i mesi di stop dovuti alla pandemia, ma ora sul settore potrebbe incidere la guerra in Ucraina. Vediamo. La guerra in Ucraina minaccia anche il turismo e soprattutto le zone da sempre mette privilegiate dei viaggiatori provenienti dall'est Europa e dalla Russia, come la Riviera Romagnola. In questo momento c'è una situazione davvero drammatica, perché stiamo parlando appunto di una guerra e quindi tutto il resto ovviamente va in secondo piano. Ovviamente noi dobbiamo pensare anche ai risvolti che questo conflitto ha sulla nostra economia e certamente le prospettive di rilancio e di ripartenza del turismo russo, che erano concrete, ora sono di nuovo naturalmente in una situazione di grossa difficoltà e di grande incertezza. Da qualche settimana, con la curva pandemica in calo e in previsione della fine dello stato di emergenza e dell'allentamento, seppur progressivo, delle restrizioni, gli operatori turistici emiliano-romagnoli stanno rivedendo la luce, con prenotazioni che arrivano già oltre la primavera. I segnali sono molto incoraggianti. Io ad esempio ieri ho fatto visita su in Appennino modenese al Cimone, c'era tantissima gente. La stagione invernale sta andando molto bene, ecco, nelle nostre stazioni sciistiche anche la primavera si presenta con delle buone prospettive, la ripartenza delle fiere, quindi ci sono davvero tutti i segnali per fare un 2022 davvero ottimo. Purtroppo sul fronte russo sappiamo quanto pesano le presenze da quel paese nella riviera. Credo che dovremo purtroppo attendere ancora un po' di tempo prima di rivedere i turisti russi in massa nel nostro territorio. Centinaia di persone si sono trovate ieri pomeriggio in piazza Ravenna alla manifestazione organizzata dai sindacati per dire no alla guerra in Ucraina. Vediamo. Fuori la guerra dalla storia. No alle armi, sì agli aiuti umanitari. Stop Russia, ma anche né con Putin né con la NATO. Donbass libero.
Sono tante le voci che hanno composto la manifestazione andata in scena lunedì pomeriggio in Piazza del Popolo a Ravenna, dove centinaia di persone si sono radunate per protestare contro la guerra in Ucraina. Tantissimi cittadini che hanno risposto all'appello dei sindacati. Già oggi sono tante le vittime e siamo di fronte ad una catastrofe umanitaria che oggi colpisce l'Ucraina, ma potrebbe anche allargarsi oltre questo. Quindi è importante che ci sia una mobilitazione forte e grande per dire no alla guerra e riaffermare le ragioni del dialogo e della pace. Tra i manifestanti anche gli appartenenti alla comunità ucraina, da tanti anni ben radicata in tutto il territorio. Putin, dittatore, entra da noi, nella nostra terra, con finta che viene a liberare, invece sta sparando dappertutto. Italia venga incontro e richiama Europa perché che prendano le concrete aiuti, concreti progetti, ma in particolar modo di fermare questo massacro che sta succedendo in nostro paese. Assieme ai sindacati c'erano poi tantissime associazioni e gruppi diversi, come quello delle Donne in Nero, movimento femminista nato in Israele che si batte contro l'occupazione dei territori palestinesi. La prima cosa è fermare la guerra e ripartire con un processo di pace vera. Che vuol dire sedersi a un tavolo, e se ci fossero delle donne a quei tavoli forse le cose potrebbero cambiare. E sulla solidarietà al popolo ucraino è intervenuto anche il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Sentiamo le sue parole a margine dell'incontro che si è tenuto a Portici Academy a Bologna. Il movimento di solidarietà partito dalla popolazione e dall'associazionismo non sfugge al governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che lo elogia e lo sostiene, tanto che ha dichiarato: l'Emilia-Romagna farà di tutto quanto necessario per accogliere, assistere e sostenere i profughi. Siamo pronti a fare la nostra parte sia rispetto alle richieste che arriveranno dal governo, sia per un'azione congiunta insieme ai prefetti, ai sindaci e agli enti locali. Questa è una regione che è sempre in prima fila, da un lato per dare una mano a chi ha bisogno, dall'altro di rendersi disponibile e protagonista anche in ragione, in questo caso, di fornire sia aiuti economici sia beni materiali, che siano alimenti o siano vestiari o medicinali, tutto quello che serve per far fronte appunto a questa emergenza umanitaria. La regione è in costante contatto con il governo e l'Emilia-Romagna ha partecipato alla prima riunione del Coordinamento Nazionale di Protezione Civile. Credo che nel mondo ci stia vedendo una reazione molto bella, pur nel dramma di quello che è accaduto, quindi magari non la si è esprimessa, no? Vorrebbe dire che non ci sarebbe una guerra. Io non avrei mai creduto di vedere una capitale di un paese democratico bombardata. Adesso siamo ovviamente in contatto col governo, con la protezione civile. Proprio oggi in giunta abbiamo fatto un punto sulla situazione, perché vogliamo essere pronti alla bisogna per qualsiasi cosa ci sia da fare. Peraltro sentiamo tanti che si stanno mobilitando, chi perché vuole versare contributi in denaro, chi vuole fornire aiuti in vestiario, in alimenti. Insomma, è una bella sfida e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere chi scappa da una guerra e dalle bombe, augurandoci che il prima possibile, peraltro, le bombe si fermino e si fermi questa guerra assurda. 1.495 in più rispetto a ieri sono i nuovi casi di positività al coronavirus in Emilia-Romagna, su un totale di 23.194 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Complessivamente la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 6,4%. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 65, 11 in meno rispetto a ieri. L'età media è di 62,6 anni. Per quanto riguarda i pazienti negli altri reparti Covid sono 1.352, anche qua il numero scende di 70 unità, l'età media è 75 anni. L'età media dei nuovi positivi invece è di 41,3 anni. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 431 nuovi contagi, seguita da Modena 238, Rimini 148, Ravenna 118, Parma 104, Reggio Emilia 96, Ferrara 96, Cesena 89, Piacenza 67, Forlì 62, il circondario Imolese con 46 nuovi casi. Purtroppo si registrano 14 decessi.
Cambiamo argomento. Il sindacato italiano balneare ha organizzato una grande manifestazione che si terrà tra pochi giorni a Roma sul tema della riassegnazione delle spiagge. Il primo punto della protesta è quello del mancato riconoscimento del valore aziendale servizio. Non possiamo accettare che le nostre aziende vengano espropriate, perché non è giusto né per noi né per i nostri figli. Così il presidente dei Bagnini di Cesenatico, Simone Battistoni, nell'annunciare che giovedì 10 marzo i gestori degli stabilimenti balneari di tutta Italia saranno a Roma per protestare contro il bando per la riassegnazione delle spiagge, che scatterà nel 2024, ma che il governo sta preparando in questi giorni. Pietra dello scandalo è la decisione presa pochi giorni fa di escludere il riconoscimento del valore aziendale. In pratica non verranno pagati ai gestori gli investimenti fatti negli stabilimenti in tutti questi anni. È vero che quello è un suolo pubblico ed un bene pubblico sotto, ma l'azienda sopra l'abbiamo creata noi, è nostra, quello che c'è sopra lo abbiamo creato noi, è giusto riconoscerci il valore di quello che abbiamo creato come per qualunque azienda. Anche la Regione su questo argomento si è schierata a fianco dei balneari, una norma pasticciata l'ha definita Bonaccini e che va assolutamente corretta nell'iter parlamentare. Quello che è certo è che quella di giovedì prossimo non sarà l'ultima protesta dei gestori delle spiagge. Dobbiamo far capire al governo che quello che sta facendo non è giusto, poi è solo la prima delle manifestazioni e delle proteste che attueremo, però è un primo segnale. Artista eclettico e cantautore che con i suoi versi ha fatto la storia della musica italiana. Lucio Dalla è morto 10 anni fa, l'1 marzo del 2012, a causa di un attacco cardiaco, ma le sue canzoni sono ancora oggi indimenticabili. Come profondo il mare, nel loro In un momento come questo, la cosa è non avere paura del futuro, comunque sia, e fare quelle operazioni che sono di grande coraggio, come mettere al mondo un figlio, diceva Lucio Dalla nel 1983 in un'intervista, rispondendo a chi gli chiedeva di spiegare il significato di futura. Quella canzone Dalla l'aveva scritta nel 79 a Berlino, seduto su una panchina davanti al famoso muro, simbolo della guerra fredda, i russi da un lato e gli americani dall'altro, e in mezzo una bambina che deve nascere. E il 1 marzo del 2012, invece, quando il cantautore bolognese venne stroncato da un infarto in un hotel di Montreux in Svizzera, dove la sera precedente si era esibito sul palco di uno dei festival jazz più importanti del mondo. Per lui, che era nato jazzista, era una laurea honoris causa. Aveva 68 anni, 3 giorni più tardi sarebbe stato il suo compleanno numero 69. Il 10° anniversario della sua scomparsa ricorre in questo preciso momento storico in cui il mondo sembra fatto davvero di vetro e che possa cadere a pezzi come un vecchio presepio. Chissà cosa avrebbe fatto ora Dalla, di sicuro non sarebbe rimasto in casa a scattarsi dei selfie da postare sui social. Visionario, profetico, dotato di una sensibilità fuori dal comune, avrebbe sicuramente trovato il modo per raccontare il presente con la sua arte, senza retorica, come ha sempre fatto nel corso della sua lunga carriera. 4343 anni Marco, l'anno che verrà come profondo il mare, attenti al lupo, sono solo alcuni dei successi che hanno costellato la sua carriera. Le sue canzoni sono state un caleidoscopio che girava velocissimo, passando dalle cose più intime e personali a quelle più storiche. Dischi come Storia di casa mia, Dalla, 83, Viaggi organizzati, fino alla svolta pop di Cambio, 1,5 milioni di copie vendute nel 90, testimoniano la sua straordinaria curiosità, la voglia di celebrare l'unicità, da Nuvolare a Ayrton, passando per Caruso, senza dimenticare però che l'impresa eccezionale è essere normale, di non somigliare mai a se stesso. Tante iniziative per ricordarlo, 10 anni dalla scomparsa. La sua Bologna, il 4 marzo, sarà inaugurata la mostra Lucio Dalla, Anche se il tempo passa, che poi dal 22 settembre si trasferirà alla Rapacis di Roma e poi nel 23 arriverà anche a Napoli e a Milano. È frutto di una lunga ricerca di materiali, molti dei quali esposti per la prima volta, che documentano l'intero percorso umano e artistico del cantautore di Via D'Azeglio. Il tempo passa, ma Lucio resta. Uno strumento di consultazione per scoprire dove si mangia in Romagna, a Cervi, all'interno delle officine del Sale, è stata presentata la prima guida Romagna a tavola. 400 locali suddivisi in ordine alfabetico per comune, partendo da Imola e arrivando fino a Cattolica. In uscita la prima guida firmata Romagna a tavola, una attenta selezione di ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, botteghe con cucina, bistrò e agriturismi che si sono distinti in base alla qualità della proposta enogastronomica, servizio e ambiente. Oltre 400 ristoranti, come sono stati selezionati? Dal 2012, per cui quest'anno entriamo nel 10° anno, abbiamo cominciato a
incontrare ristoratori che consideravamo di qualità. È un lavoro che è stato fatto a macchia di leopardo inizialmente e poi ha avuto un'accelerazione come portale, per cui anche come numeri, nel 2019, quando noi abbiamo incontrato in degustazione 100 ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi. Durante la pandemia non ci siamo fermati, abbiamo deciso di fare volontariato e per cui di comunicare durante la pandemia, specialmente nella prima fase, tutti i locali nell'ambito food and beverage che erano aperti e che facevano le consegne a domicilio. E al superato un aspetto della pandemia abbiamo pensato che era il momento giusto per realizzare uno strumento cartaceo, per cui abbiamo completato le visite, abbiamo intensificato gli incontri in degustazione e abbiamo selezionato 400, che vi assicuro che sono un numero importante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, agriturismi, bistrò e botteghe con cucina della Romagna. E ora diamo spazio alla nostra pagina sportiva. Grazie Francesca e bentrovati su TR24 Sport. L'Ora Siravenna ha superato agilmente ogni tentativo di resistenza di Fabriano nell'ultimo turno di campionato. Abbiamo vinto con pazienza e serenità, ha detto coach Lo Tesoriere nella post-gara, complimentandosi coi propri giocatori. Sentiamo. Con la 14ª vittoria stagionale, Ravenna mantiene invariate le distanze dalla capolista Scafati e da Verona, che precedono i romagnoli nella classifica del girone rosso di Serie A2. I giallorossi hanno avuto la meglio dell'Aristo Pro Fabriano, dando slancio ai risultati in vista del recupero del derby di giovedì sera con l'Unieuro Forlì. Sono molto contento della prestazione e del risultato. Va dato atto a Fabriano che è venuta qui senza tre giocatori, ma queste sono le partite che non sono mai scontate se non le si prendono nella maniera giusta. E quindi i ragazzi hanno seguito alla perfezione tutto quello che avevamo preparato, sapevamo che ci voleva pazienza, che non l'avremmo potuta vincere nei primi tre minuti con un tiro da 10, ma con pazienza e serenità siamo andati nelle nostre situazioni, alla fine tutto ciò ha pagato, quindi davvero tanti complimenti ai ragazzi, perché era importante ritornare in casa, fare una bella partita davanti al nostro pubblico e sono stati davvero encomiabili. Nella giornata di ieri, intanto, l'ala dell'Unieuro Forlì, Giorgio Pazin, è stato operato presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. L'intervento, che ha previsto la ricostruzione del crociato anteriore, è perfettamente riuscito. Pazin comincerà la fisioterapia e per lui i tempi previsti di recupero per il ritorno all'attività sportiva saranno di circa 6 mesi. Tutto ciò, come detto, per il basket, ma occupiamoci anche di calcio con Demetrio Steffè, che ha dato un saggio della propria duttilità anche nella trasferta di Pontedera. Il centrocampista del Cesena ha cambiato diversi ruoli, ma non è riuscito a lasciare il segno in una gara poi persa dai bianconeri. Sentiamo. Demetrio, oggi tra l'altro in una partita dove hai cambiato 2 o 3 ruoli in pratica, no? Ecco, una gara che vi ha lasciato... Che cosa? Nel senso che forse quella che avete interpretato peggio tra tutte. Ma è quello che mi lascia è tanta rabbia perché so a quanto ognuno di noi ci tiene a questa maglia e a quanto già dopo il pareggio di mercoledì ci tenevamo a vincere per ritornare a portare 3 punti a casa. Poi guardando anche gli altri risultati c'è ancora più rabbia perché potevamo staccarci di un bel po' e questo dispiace. Da domani inizieremo a lavorare per capire quali sono stati gli errori, l'approccio sbagliato e ripartire. Cosa vi ha dato più fastidio del Pontedera? Ma di sicuro sono stati subito all'inizio molto più pronti di noi sulle seconde palle, sembravano in un certo senso più lucidi, però non è una questione fisica perché anche loro vengono da 5 gare in 12 giorni, quindi quelli che sono, quindi è tutta la testa, era qualcosa che la nostra testa all'inizio non è scattato come doveva scattare,
per fortuna dopo siamo un po' ripresi, però non è bastato, dopo non è andata dai, come volevamo. Termina così anche questa edizione di TR24 Sport. Grazie allora per essere stati qui con noi. Arrivederci. Vediamo insieme le previsioni meteo di oggi. Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La giornata di oggi, che ha inaugurato il mese di marzo, ha visto il ritorno dell'alta pressione con cieli azzurri ovunque. Anche la giornata di domani vedrà cieli sereni o al più poco nuvolosi, qualche nuvola in più nel corso del pomeriggio, ma in un contesto soleggiato e stabile ovunque. Ventilazione debole, mare calmo, temperature minime ancora basse, pienamente invernali, comprese tra meno 4 e più 3 gradi, valori massimi che oscilleranno tra più 9 e più 12-13 gradi, quindi leggera risalita rispetto alla giornata di oggi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. Ora un riepilogo delle principali notizie di oggi. Un'articolata operazione condotta dalla polizia di Ravenna ha permesso di portare alla luce un vasto giro di droga. Eseguite 20 misure cautelari, sequestrati 5 kg di cocaina e 175.000 euro. Le indagini sono partite nel 2019 con l'arresto di una persona residente nel Faentino. Giulio Lolli, ex patron della Rimini Yacht, è stato condannato dalla Corte d'Assise di Roma a 9 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo. Secondo l'accusa, l'imprenditore avrebbe favorito l'introduzione di armi da guerra in Libia. Nonostante il calo della curva dei contagi stia ridando respiro agli operatori turistici, il conflitto in Ucraina potrebbe creare delle grandi incertezze, soprattutto per quanto riguarda il turismo russo. Sono queste le preoccupazioni espresse dall'assessore regionale a turismo Andrea Corsini. Centinaia di persone hanno manifestato in Piazza del Popolo a Ravenna per dire no alla guerra. Presenti tantissime associazioni, sindacati e gruppi e molti rappresentanti della comunità ucraina. Il sindacato dei balneari ha organizzato una grande manifestazione che si terrà a Roma per protestare contro la riassegnazione delle spiagge che avverrà a partire dal 2024. Al centro della protesta il mancato riconoscimento da parte del governo del valore aziendale. Basket, Ravenna resta al terzo posto in A2 dopo il successo su Fabriano. Coach, lo tesoriere, rende però onore agli avversari. Sono molto contento della prestazione, ma va dato atto a Fabriano che sono venuti qui senza 3 giocatori. E anche per questa edizione è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che questa sera alle ore 21 va in onda Tamburo Battente, a seguire alle 22.30 Doppio Passo. Una buona serata a tutti! SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a 0 emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it.
frigoriferi industriali. Soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.